Salve, finalmente, e dico finalmente, le app. Vi ricordate quelle app CarStream, Fermata Audio, Mirror, Stream, Screen Due Auto e altre applicazioni del genere? Bene, tutte queste applicazioni qua, da oggi, da qualche giorno, è possibile farle funzionare su qualsiasi telefono Android. Poi andiamo a vedere se c'è qualche complicanza o meno, però in genere qualsiasi smartphone Android dalla versione 6 punto 0 in su senza il bisogno di fare il root. Sì, avete capito bene, non serve più il root, ma andiamo a vedere cosa dobbiamo fare perché c'è un ma, altrimenti diciamo che siete limitati. Andiamo sullo schermo, vediamo l'app da scaricare come si fa. Si chiama AAAD, 3 volte A, una volta D, che sta per Android Auto App Download. Praticamente è un'app dove all'interno di questa app possiamo scaricare poi queste app che vi ho detto prima e possiamo benissimo usarle poi tramite Android Auto, quindi collegando lo smartphone all'auto senza la necessità di opzione sviluppatore, root, insomma quello che mi chiedevate sempre da ormai anni. Ho detto aspetto la soluzione senza root, no, mi va di fare il root, non sono capace, ho problemi, non mi fido. Adesso potete fidarvi. Vediamo cosa occorre e come fare la procedura. Innanzitutto volevo ringraziare lo sviluppatore Gabriele Rizzo per aver inventato, creato quest'app e resa disponibile a tutti. Qui vi dice un po' cosa fa, cosa non fa, di cosa si tratta. Poi potete anche volendo scrivere qua all'interno del forum, ma la cosa che ci interessa maggiormente è andare qua, download from GitHub. Una volta andati qua, poi bisogna cliccare su Go to download e una volta entrati qua, scarichiamo l'ultima versione attualmente disponibile, fresca fresca, uscita un'ora fa, la 1.3.1, dove tutte le altre versioni, la 1.3, la 1.2, la 1.1 e la 1.0, poi hanno risolto dei piccoli bug. Quindi non vi resta che cliccare qua e scaricare l'APK. Ovviamente o lo fate qua da PC e poi lo scaricate l'APK sul telefono, oppure aprite direttamente la pagina sullo smartphone. Ecco qua come ho fatto io, versione 1.3.1. Ovviamente questo link qua ve lo lascio poi in descrizione per poter effettuare il download. Andiamo qua su risorse e scarichiamo l'APK. APK scaricato e adesso continuiamo la procedura tramite smartphone. Io sto usando un Galaxy S9 Plus. Vi faccio vedere le informazioni software, versione Android 10, livello patch sicurezza 1 aprile 2021 e la procedura la sto testando con la versione di Android Auto 6.3.611.324 del 14 aprile 2021. Ritorniamo qui, andiamo su Apri, installazione pacchetti e installiamo l'app AAAD. Perfetto, una volta finita l'installazione, ci mette pochissimi secondi, la apriamo. Prima di procedere è necessario abilitare l'installazione di fonti sconosciute. Una volta aperta ci appare subito questo messaggio qua. Prima di procedere è necessario abilitare le installazioni da fonti sconosciute. Lasciare questa opzione disattivata potrebbe causare problemi all'applicazione. Premi OK per andare alle impostazioni ora. Dovrà individuare e attivare le opzioni per sorgenti sconosciute. Molto facile. Installa app sconosciute. Qui ci viene l'elenco di tutte le app. Andiamo su AAD. Consenti. La attiviamo. Molto molto semplice. Torniamo indietro. Perfetto. Adesso questa è la schermata principale che ci appare appena lanciamo l'app AAD. Queste sono tutte le app che possiamo scaricare. Qui possiamo andare su Info. E ringraziamo lo sviluppatore, lui è Gabriele Rizzo. Questi sono gli altri sviluppatori che hanno fatto le altre app. Gabriele non è responsabile se non funzionano queste altre app, lui non può farci nulla. Poi andando su aiuto possiamo inviare un'email per ricevere supporto direttamente da lui. Trasferisci licenza, cosa molto importante se cambiate telefono, adesso è possibile da questa versione qua, possiamo trasferire la licenza da qui con questo codice oppure trasferire la licenza da qui, però bisogna avere la versione Pro.
Perché vi dico che bisogna avere la versione pro? È molto importante perché altrimenti possiamo fare solamente un download al mese di queste app e quindi non poterle usare tutte. Per avere la versione pro andiamo qua, vedete il mio prossimo download sarà disponibile il 5-6 perché uno l'avevo già fatto. O state bene così, sto bene, oppure passa pro. Fate ok e bisogna fare una donazione tramite PayPal di 3,50 euro. Dopodiché siete abilitati nel giro di poco tempo. Adesso lo chiudo perché in alternativa, cliccando qui sui tre puntini, un codice promozionale e inseriamo il codice promozionale se ne avete uno. Io ne ho uno, lo vado a inserire, clicco su ok. Congratulazioni, versione pro sbloccata. Adesso posso scaricare tutte le app che voglio senza limitazioni. E se clicco qua su Congratulazioni, non mi fa più entrare nella schermata per andare a pagare l'eventuale versione pro. Andando qui, quindi adesso trasferisci licenza, voglio trasferire la licenza da qui. Vedete? Possiamo consentire e dobbiamo posizionare il QR code nell'altro telefono dove clicchiamo invece qua su voglio trasferire la licenza. Bene, detto questo, se noi teniamo premuto, ci viene descritto molto semplicemente con poche righe cosa fa quella determinata app. Per esempio, CarStream, ormai la conoscete tutti, è una delle prime app costruite con il kit di sviluppo personalizzato per Android Auto. Praticamente fa vedere YouTube sullo schermo dell'auto. Fermata Auto è il lettore di audio e video più completo, quindi se abbiamo dei file audio o dei file video all'interno del nostro telefono, salvate nella memoria del telefono, possiamo riprodurle sullo schermo dell'auto tramite questa app. Screen to Auto, l'app per il mirroring dello schermo più completo e funzionale. A Mirror, la prima immortale app per il mirroring, è nata prima di Screen to Auto, esegue il mirroring dello schermo sull'auto, molto semplicemente. A Stream è un'alternativa di Mirror, è uscita dopo, ha qualche funzione più extra. A Mirror Plus è la A Mirror con qualche funzione extra. E poi qui ci sono altre applicazioni come il Performance Monitor, e questo è quello che fa, funziona con alcuni modelli e marche di auto, ma potrebbero funzionare anche con auto e necessita dell'estensione VAG per essere eseguito su automobili Volkswagen. A Passenger è stata creata per consentire un passeggero di gestire alcune funzionalità di Android Auto, widget for Android Audio e Nav to Contact. Visto che non c'è ancora un supporto dell'assistente Google per navigare agli indirizzi dei contatti salvati in rubrica, questa poi viene in soccorso. Andiamo a scaricare la prima app, CarStream, ci clicchiamo, viene segnalata l'ultima versione e le due più recenti, scarichiamo l'ultima 2.05, questo è il creatore dell'app, clicchiamo su ok e aspettiamo l'installazione. Installa e facciamo la stessa cosa con tutte le altre app. CarStream installata, fine, fermata auto 177, ok, la installiamo, app installata, fine. Screen to Auto, ok. Per installare quest'app scorriamo in basso da questo sito russo e scarichiamo qui l'ultima versione, se volete la beta, se no la 346. Installa, ok. Installazione pacchetti, installa. App installata, fine. Continuiamo con tutte le altre, a Mirror. Così poi le testiamo tutte. Installazione pacchetti, installa, fine. A Stream, ok. Installa, fine. A Mirror Plus, ok. Installa, fine. Performance Monitor, installa. Dobbiamo installare un'estensione. Fine. Fine. Passenger. Installa. Fine. Rimangono le ultime due. Widget.
installa, installa, fine e nav to contact, ok, installa, installa, fine, perfetto, tutte le app le abbiamo installate. A questo punto AAD non ci serve più, aperta, andiamo a vedere le app, eccole qua, 1, 2, 3, 4, 5, e volendo, andando dentro, poi le possiamo configurare una a uno. Per esempio a mirror, consenti, screen setting, qui possiamo selezionare screen rotation, rotation degree, tutte le altre impostazioni, sidebar, audio setting, io per il momento lascio così, poi ecco qui concediamo autorizzazione. Se abbiamo qualche problema di visualizzazione, per esempio qua possiamo andare a toccare la rotazione, oppure questo flag, oppure questo flag, vedete voi, magari non si vede in orizzontale ma si vede in verticale o viceversa, tocchiamo quelle cose. Stessa cosa per AA Mirror Plus. A stream possiamo andare a modificare queste impostazioni qua, vedete voi se vi dà problemi o meno. Car stream, eccolo qui, consentiamo, consenti, accetto, questa è la versione 2.05, impostazioni lasciamo così. Non vi preoccupate se un lock root vi appare questa schermata, perché funziona tranquillamente. Poi c'è quest'altra applicazione qua, consenti, 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 ok, performance monitor, consentiamo, e qui insomma scegliete voi il tema, il font, il background, insomma se conoscete quest'app e sapete utilizzarla, sapete anche tutte le funzionalità che può fare. Nav to contact, quest'app ti permette di navigare verso contatti su Android Auto, concedi i permessi, consenti solo mentre l'app è in uso, perfetto. Screen to auto, benvenuti screen to auto, per iniziare qui bisogna attivare praticamente tutto quanto, accesso alle notifiche, consenti, accesso alla memoria, phone permission, concede il permesso di catturare lo schermo, attiviamo anche il root, avanti, attenzione, durante la guida l'uso di questo programma è proibito, pensa a te e agli altri. Concordo, mi raccomando, fate molta attenzione, e io direi di lasciare tutto com'è, quindi impostazioni in questo modo. Su impostazioni pulsante touch mi trovo bene con tasto indietro e tasto home, se tocco singolo o tocco doppio. Impostazioni launcher, vi vedete voi se volete cambiare o meno questi parametri qua. Impostazioni ripristino schermo e impostazioni schermo, sovrascrivi luminosità dispositivo, la rotazione, se volete nascondere o meno la barra di stato e tutto il resto. Per me così va più che bene. A scanso di equivoci installo anche quest'app e vi faccio vedere che questo telefono non è rootato. L'apriamo, accetto, verifica root, il dispositivo non ha il root, perfetto. Con lo smartphone abbiamo finito, non ci resta che andarlo a connettere nella porta USB dell'auto. Fatemi sapere, per chi ha Android Auto Wireless, se funziona anche la procedura stessa identica oppure no. Mi raccomando, non mi scordo mai di dirlo, non mi dimentico mai, ve lo ricordo sempre, usate quest'app con cura, con cautela, non mentre state guidando, veicolo fermo. Se avete dei bambini, ok, far vedere i cartoni animati, ma mi raccomando, andateci piano con tutte le app qua, perché in movimento è sempre meglio guardare la strada e non distrarvi vedendo un video, ok? Detto questo, andiamo in macchina e vediamo se funzionano le app. Ed eccoci in macchina, andiamo a vedere prima cosa vede adesso Android Auto, l'applicazione di Android Auto. Vi faccio vedere le impostazioni che dovete mettere e poi lo colleghiamo con il cavo USB all'auto. Apriamo l'applicazione, eccola qui, andiamo qua, andiamo su impostazioni, possiamo vedere qua su personalizza avvio app tutte le app che saranno visibili sullo schermo dell'auto. Come vedete ci stanno a mirror, a stream, fermata control, car stream e tutte quelle che abbiamo
precedentemente installato. Qui, andando in basso su versione info, abbiamo tutte le applicazioni con le versioni installate e quindi che dovremmo visualizzare tra poco. E andando qua sui tre puntini, impostazioni sviluppatore, dovete avere la modalità sviluppatore su sviluppatore e poi avere questi flag qua, il flag principale origini sconosciute, dovete averlo attivo. Adesso siamo pronti, colleghiamo il cavo USB e vediamo cosa compare. Collegato, Android Auto connesso, ecco qua l'icona, l'apriamo, andiamo qui nella home e vedete, ce l'abbiamo tutte: AA Mirror, AA Mirror Plus, AA Stream, Car Stream, fermata controller, Nav to Contact. Questo serve per navigare verso, se abbiamo memorizzato un contatto per esempio con il numero di cellulare e una via, tramite Nav to Contact, guardate, ve l'apro subito. Andando su cerca, cerca contatto in rubrica, automaticamente se quel contatto avete memorizzato una via, voi avete la navigazione verso quella via lì. Car Stream, come vedete, Passenger, sono due, Performance, Skin su auto, eccolo qua, Widget, personalizza e fermata auto. Andiamo a vedere Car Stream prima di tutto, eccolo qua, vediamo se funziona. Sta caricando, direi di sì. Andiamo qua, questa è la home page, qui abbiamo la ricerca, aggiorna, ricerca Google, ricerca su YouTube, qui poi possiamo andare a vedere un video sulla memoria interna o esterna, Plex, aggiungere un sito ricorrente, lo dobbiamo fare prima di connetterlo. Andiamo a vedere un video a caso, cerchiamo un video mio. Ok, come vedete qui possiamo navigare, ecco, mettiamo l'ultimo video. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi perfetto, e qui poi possiamo ingrandire. Speaker, Xiaomi, la marca assistente. Direi che si vede abbastanza bene. Qui poi possiamo riempire, allargare la visuale. Qui possiamo andare avanti. Il marchio Xiaomi e per essere compatibile questo smart, direi non ci sono problemi. Ogni volta che lo alziamo, ecco qua, un po' più grande lo schermo, purtroppo questa barra al momento non si può togliere, quindi Car Stream funziona. Andiamo a vedere fermata auto, che è per vedere i video all'interno del nostro smartphone. Andiamo a vedere un video a caso, per esempio questo. Perfetto, si vede bene, possiamo andare avanti, pausa, non ci sono problemi. Questo ho registrato proprio col mio telefono qualche anno fa. Anche fermata auto funziona, qui possiamo andare poi a vedere altre cose riguardo appunto le applicazioni, qualche dettaglio specifico per quanto riguarda il video, video delay, sottotitoli, ripetere, aggiungere playlist, audio effect e altre opzioni varie. Poi qui possiamo avere un refresh, la versione, setting, se vogliamo avere il setting dell'interfaccia. Vabbè, ma questa dovete già, questa alcune di voi la conoscono già molto molto bene. Video setting, video scaling, audio. E qui poi andiamo nella cartella che abbiamo condiviso. Quindi Car Stream e fermata auto funzionano. Andiamo a vedere Screen to Auto adesso, per visualizzare lo schermo del telefono qui sull'auto. Qui dobbiamo cliccare su Avvia ora per concedere e dare l'autorizzazione di registrare lo schermo. Perfetto. Ecco qua, non possiamo muovere lo schermo del telefono tramite lo schermo della macchina, ma dobbiamo usare per forza il touch del telefono. Comunque funziona, come vedete. Apro per esempio la galleria. Ecco qua, come vedete, per esempio possiamo visualizzare le foto. Ovviamente funziona anche lo zoom, nessun tipo di problema per duplicare lo schermo. AA Mirror, AA Mirror Plus e AA Stream ha più o meno le stesse funzioni di Skin su auto, secondo me questa è la migliore, alla fine usate solo questa se funziona.
performance. Qui serve un dispositivo OBD da connettere all'auto e tramite Bluetooth potete controllare vari parametri che scegliete voi tramite app, cosa visualizzare. Qui i giri del motore, l'olio e il livello della batteria. In questo caso qui poi performance monitor, raw data. Cosa è rimasto? I widget, però questo non so se funziona. Widget per auto, dovrebbe essere proprio un problema di app, non del sistema, quindi non dipende da noi. E personalizzazione, ci viene aperta la personalizzazione delle app all'interno del telefono, se le vogliamo disabilitare, abilitare o comunque ordinarle in maniera diversa, magari spostarla prima o spostare dopo un'app rispetto a un'altra. Infine, andando qua su tutte le app, possiamo vedere le versioni delle app che abbiamo installato. Come vedete, Passengers Gallery era quell'altra, a Mirror Plus, Screen su Auto, Android Auto, la versione di Android Auto 6.3.6.1.1.3.2.4, a Mirror e Performance Monitor. Quindi direi che funziona tutto. E niente ragazzi, siamo venuti alle conclusioni e alle considerazioni finali. Il sistema funziona, al momento sì. Tenete sempre presente che Google da un momento all'altro potrebbe bloccare tutto e ritornare come prima, che non funziona più niente se non si fa root. Questo noi non lo possiamo sapere. Speriamo poi che gli sviluppatori trovino sempre una soluzione come in questo caso. Ad oggi, che è il 7 maggio 2021, la procedura e le app funzionano perfettamente. Dovrebbe funzionare con tutti. So che qualche Xiaomi, qualche Oppo, qualche Realme, forse pochissimi Huawei potrebbe avere qualche problema, magari non con tutte le app ma con alcune sì. Ma questo non dipende dal marchio in sé, ma da come viene gestito Android Auto all'interno di questi terminali. Quindi fatemi sapere se a voi funziona, che problemi riscontrate, e cerco, se è possibile, di dare una mano a tutti quanti. Grazie per il video, vi sarà che vi è piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube se ancora non l'hai fatto, attivando la campanellina appena prendervi i prossimi video che usciranno sul canale. Seguitemi sui social, Facebook, Instagram, IGTV, TripAdvisor, Twitch, sempre Potterino 10 mi chiamo. Ho un canale Telegram, ormai lo sapete, sconti, offerte Potterino 10, dove ogni giorno pubblico tantissimi sconti, offerte riguardo il mondo della tecnologia, ma non solo. Mi raccomando, dateci un'occhiata e iscrivetevi se vi va. Qui il sottoscritto è veramente tutto. Io vi saluto, vi mando un abbraccio e noi ci rivediamo ad un prossimo video. E buon Android Auto a tutti. Ciao!